cioè è rimasta da invertire questa funzione qua. Graficamente la cosa è molto semplice, perché graficamente cosa dobbiamo fare? Allora, quelli che erano asintoti orizzontali saranno asintoti verticali e il grafico della mia funzione diventerà più o meno così. Ok? La funzione esiste su tutto l'intervallo meno 1, 1, quindi questa è y uguale arco tangente iperbolica x e il limite è una funzione dispari crescente, perché quella era dispari crescente, il limite per x che tende a 1 da sinistra, qua siamo a 1, di arco tangente iperbolica di x è uguale a più infinito. Però rimane come prima il problema di determinare l'espressione esplicita della funzione. Allora, per determinare l'espressione esplicita della funzione io faccio la solita posizione e alla x uguale t, quindi qua mi viene t meno 1 su t fratto t più 1 su t, e quindi diventa, moltiplicando per t sopra e sotto, t quadro meno 1 fratto t quadro. Quindi y uguale t quadro meno 1 fratto t quadro più 1 mi diventa t quadro più 1 per y uguale t quadro meno 1, quindi diventa t quadro per y meno 1 uguale meno y meno 1, quindi t quadro diventa uno più y fratto 1 meno y, non basta, ok? No, è inutile guardi dietro, 2 e 3, gli occhi ce l'ho. Allora, ma t quadro chi è? E alla 2x. Allora, se vogliamo ricavare la x dobbiamo fare il logaritmo, quindi viene 2x uguale al logaritmo di 1 più y fratto 1 meno y, ma in realtà poi per ottenere la nostra funzione dobbiamo scambiare x e y, quindi la y è uguale a 1/2 del logaritmo di 1 più x fratto 1 meno x. Ho scritto un po' in diagonale, ma ok? Quindi questa è la funzione immersa arco tangente iperbolica. Torna il discorso, sì, perché la funzione è definita solo per x tra meno 1 e 1, infatti se stiamo al di fuori di quell'intervallo, tra meno 1 e 1 sono positivo, positivo il numeratore, positivo il denominatore, il rapporto è positivo, il logaritmo è positivo. Se invece x è maggiore di 1, il numeratore è positivo ma il denominatore è negativo, e quindi il rapporto è negativo, il logaritmo non si può fare. Se x è minore di meno 1, al contrario, è negativo il numeratore, il denominatore è positivo e il rapporto è negativo, quindi il logaritmo non si può fare. Se x è uguale a più o meno 1, l'argomento o viene 0 oppure viene 0 qua il denominatore, quindi in ambedue i casi o non si può fare la divisione o non si può fare il logaritmo, perché viene il logaritmo. Quindi vedete che la definizione algebrica mi dà un campo di esistenza tra meno 1 e 1 che è perfettamente coerente con il campo di esistenza della funzione esaminata da un punto di vista grafico, perché noi sapevamo che qua l'immagine era l'intervallo meno 1, 1 e quindi qua il campo di esistenza sarà l'intervallo aperto meno 1. Ok? E con questo grosso modo abbiamo finito.
Ovviamente, ripeto, abbiamo finito per quanto riguarda questo ripasso di grafici di tutti gli elementari. Ci sarà qualcosa che ci è sfuggito, ci sarà il fatto di rivisitare questi grafici quando parleremo di derivate, quant'altro. Però, diciamo, almeno in partenza, adesso conoscete tutti i grafici che useremo un po' più spesso. Naturalmente, quando si tratterà di studiare una funzione, bisognerà prima fare limiti, poi le derivate, poi qualche altro argomento ancora, e poi saremo in grado di studiare i grafici di una funzione definita a partire dalle composizioni di queste funzioni elementari. Cioè, invece di fare di usare direttamente le funzioni elementari, userò prodotte, somme, rapporti, funzioni di funzioni che utilizzano queste funzioni elementari, vi do la funzione, e, oppure prendo una funzione da un compito vecchio, la scrivo, la studiamo. Facciamo vedere quali sono le sue caratteristiche, le caratteristiche del suo grafico saliente. Ok, allora questa parte basta, siccome ci avanza la mezz'oretta, anche 42 minuti, andiamo a fare qualche esercizio di nuovo sulle successioni. Due o tre successioni e andiamo a calcolare le cose che vi indicherò di volta in volta. Allora prendiamo questa successione qua. A con n uguale 10 elevato a n su n fattoriale. Voglio sapere l'estremo superiore degli a con n. Estremo inferiore degli a con n. Poi voglio sapere il massimo limite degli a con n. E il minimo limite. Vediamo di disabire queste quantità. Allora dico 3 su 4 sono evidenti. Vi lascio un paio di minuti per ragionare, vediamo un po'. Io dico che 3 di questi numeri sono evidenti e sono tutti uguali. Allora, sapete fare il limite di questa successione per n che tende a infinito? Abbiamo già fatto. Quanto fa il limite di questa successione? Ma come è fatto a con n? A con n è uguale a 10 per 10 n volte, invece sotto c'è 1 per 2 per n. Sempre n volte, perché questi fattori sono n. Questo è n fattoriale. 1 per 2 per 3. Qua c'è 10. 10 per 10.
qual è il limite di questa successione? Per n che tende a infinito fa? Tende a? Tende a 0, mantenendosi positivo. È evidente che tende a 0? Allora, guardate, provate a fare a con n più 1 fratto a con n. Questo chi è? È 10 alla n più 1 fratto n più 1 fattoriale per n fattoriale fratto 10 alla n. Cosa rimane? Sapete semplificare? Che rimane? Sopra? 10. E sotto? N più 1. N fattoriale, più fattoriale semplifica, n più 1 fattoriale, n fattoriale per n più 1. Ora, cosa succede a questa successione qui? Tende a 0. Allora, se questa successione tende a 0, sempre mantenendosi positiva perché è tutta roba positiva, quindi esiste n tale che se n è più grande di n, a con n più 1 fratto a con n è minore di un mezzo, ovviamente maggiore di 0 ma minore di 0. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che a con n è minore, allora vedete, a con n più 1 è minore di un mezzo per a con n. Questo vale da Nimbo. Utilizzando questa disuguaglianza, diciamo questa relazione in maniera iterativa, cioè per induzione, viene che a con n è minore di un mezzo alla n meno n per a con n. Cioè a partire da a con n fino ad arrivare ad a con n ci mancano n meno n passaggi. Ogni volta è minore quando ci metto un moltiplico per un mezzo. Ora, questa è una costante, questo è una potenza, questo è un mezzo alla n fratto un mezzo alla n, un mezzo alla n è costante pure lui, un mezzo alla n tende a 0, quindi questo qui tende a 0, ma con n che sta in mezzo tende a 0 pure lui. Ricordatevi che quando avete una successione positiva e da un certo punto di poi il rapporto tra un elemento e un elemento successivo è, diciamo, a con n più 1 fratto a con n è minore di una costante meno di 1, minore uguale di una costante meno di 1, vedete qua è minore uguale di un mezzo, ma basta che ci sia una costante minore uguale di 1, che è maggiore di quel rapporto, la costante deve essere minore stretta di 1, però basta che a con n più 1 su a con n sia minore uguale di una costante minore stretta di 1. Allora, a quel punto sicuramente la successione tende a 0. Questi sono ragionamenti piccoli, sono semplici, quindi un ragionamento del genere dovreste essere in grado per adesso solo di capirlo, però si spera qualcuno di voi dovrà essere in grado anche di farlo in maniera autonoma. Cioè, lo scopo è quello, cioè devi vedere questa successione. Devi capire, allora, perché questa qua tende a 0? Perché sopra continua a moltiplicare per 10, per 10, per 10, per 10, e sotto dividi per 2, poi per 3, poi per 4. Quando n arriva a 100, ogni volta sopra moltiplichi per 10, sotto dividi per 100, sopra moltiplichi per 10, sotto dividi per 100 è 1. Quindi si capisce che scende, e scendendo scende sempre più velocemente e fa 0. Però se poi lo devi dimostrare, devi fare un ragionamento del genere. Chiaro? Allora, noi sappiamo che il limite di questa successione è 0, anzi sappiamo che è 0 più, perché si mantiene positiva. Allora, cosa possiamo dire? Io dico che 3 di quei numeri già li conosco. Quando fa il massimo limite? Fa 0. Se il limite fa 0, il massimo limite fa 0. Il minimo limite? Che entrambi coincidono con il limite. Quale conosco? Questo o questo? L'inferiore. L'inferiore.
quanto fa? 0. Perché quella lì da un certo punto in poi è una successione che scende e il limite coincide con l'estremo inferiore. Non ci sono valori minori di 0 nella successione, quindi l'estremo inferiore è effettivamente 0. Perché quello sarebbe l'estremo inferiore da ni in poi, ma se io considero i numeri da 1 fino a, diciamo, da 1 fino a da con ni sono comunque maggiori di 0, quindi l'estremo inferiore di tutta la successione fa sempre 0. E l'estremo superiore? 10 alla decima fratto 10 fattoriale. Ok, giusto. 10 alla decima fratto 10 fattoriale, ma anche 10 alla 9 fratto 9 fattoriale. Cioè, sono uguali questi numeri, cioè sia con 9 che con 10. Per quale motivo? Allora, vedi che ogni volta che moltiplico, fino a che n non arriva a 10, e questo aumenta. Poi da 10 in poi diminuisce, la successiva aumenta, poi diminuisce. Allora, quando è che hai il massimo? Quindi questo estremo superiore in realtà è un massimo in questo caso. Il massimo ce l'ha per n uguale 9, perché quando vado a moltiplicare per n uguale 10, moltiplico per 10 sopra e pure sotto, quindi in realtà a con 9 e a con 10 rimangono uguali e poi dopo è chiaro? Quindi questo è un esercizio non troppo facile, non troppo difficile. Qua andiamo a vederne uno un poco più complicato. Con n è uguale a questa roba qui, dobbiamo raccogliere sempre la stessa roba. Questa è la mia successione stavolta. Allora, quanto fanno questi? Valori? Io dico anche in questo caso tre di questi valori, due di questi valori sono facili da calcolare. Però prima di calcolare questi valori andiamo a dividere questa successione, dipende da un segno alterno. Per capire quanto vale il segno alterno è utile sapere se n è pari o dispari. Quindi se io scrivo a con l'indice 2n, cioè 2n è sicuramente un numero pari, sarà la radice di 4n quadro più 2n più 2n.
ho dovuto mettere meno 1 alla 2n fa 1 e scompare. Poi al posto di n ci devo mettere 2n, 2n, il quadrato di 2n fa 4. Invece se vado a scrivere a con l'indice 2n più 1, allora devo scrivere la radice di 2n più 1 al quadrato più 2n più 1 meno fuori radice 2n. Oppure posso anche scrivere radice di n quadro più n più n, e qua ci scrivo solo n pari, oppure scrivo radice di n quadro più n meno n, ma questo vale solo per n dispari. Per quale motivo posso preferire questa scrittura? Perché così non ho questa difficoltà di sostituire 2n, 2n più 1. Questa è più precisa, questa va pure bene, salvo che poi non mi immagino, cioè in certi casi dovete stare attenti che qua n può assumere solo i valori pari e qua n può assumere solo i valori dispari. Là uno si potrebbe imbrogliare, se lo deve ricordare questo, che n qua è pari e qua che n è dispari. Chiaro? Bene, allora una volta fatte queste scritture, io dico, ripeto, che due di quei valori sono molto facili da calcolare. Quali sono? Massimo limite? No, è l'esterno superiore. Anche, sì, anche il minimo. Però il minimo non è proprio facilissimo, ci vuole un massimo limite e l'esterno superiore. Quanto valgono massimo limite ed estremo superiore? Allora, questa successione dove va? Questa qua. È banale questa, dove va? È più grande di n, questa n più la radice è positiva, più grande di n, n diverge, quindi l'estremo superiore fa più infinito e il massimo limite fa più infinito. Il massimo limite fa più infinito perché quella è un'estratta, va infinito e quindi il massimo dei limiti delle successioni estratte fa più infinito e quindi la successione massimo limite fa più infinito. L'estremo superiore a maggior ragione fa più infinito perché la successione non è limitata. E il minimo limite sarà il limite dell'alto. Allora, quando io riesco a dividere la successione in due sottosuccessioni che hanno limite, il limite più grande è il massimo limite, il limite più piccolo è il minimo limite. Questa dove tengo? Proviamo a vedere se c'è un limite su tutti gli n. Radice di n quadro più n meno n, come lo posso scrivere? Lo posso scrivere? Allora posso scrivere che questo per radice di n quadro più n più n, quanto mi fa? Mi fa n quadro più n meno n quadro, cioè mi fa n. Quindi posso scrivere che la radice di n quadro più n meno n è uguale a n fratto la radice di n quadro più n più n. Adesso dividete per n sopra e sotto, qua mi viene 1 fratto la radice 1 più 1 su n più 1. E quando vado a dividere per n, qua mi viene 1, qua la n la devo portare dentro e diventa n quadro. N quadro fratto n quadro fa 1, n fratto n quadro fa 1. A questo punto, quando n tende all'infinito, che succede? 1 su n tende a 0, questa somma tende a 1, la radice quadrata di 1 vale 1, 1 più 1 vale 2, 1 fratto 2 tende a un mezzo. Cosa posso dire?
Allora, uno potrebbe dire, eh no, ma ti devi ricordare che n è pari. Vabbè, il limite l'ho fatto su tutti gli n. Mo se lo devo fare sugli n pari è uguale. E se qua ci metto che n è pari, il limite è lo stesso. È un'estratta di questa, estratta di questa. Quindi cosa posso dire? Ho calcolato il terzo numero. Quanto vale questo terzo numero? Quale 1? Non male, vale? Un mezzo. La successione lo spaccata in due. Una andava più infinito, l'altra va un mezzo, il massimo limite fa più infinito, il minimo limite fa un mezzo. O no? Non è che ci vuole. Ma rimane da determinare l'estremo inferiore. Allora, per determinare l'estremo inferiore ci sono... Vediamo un po'. Vediamo un po'. Allora, andiamo a vedere questa radice, questa qua. Questi valori qua, l'estremo inferiore come minimo vale un mezzo. Però potrebbe essere più piccolo. Noi non lo sappiamo se l'estremo inferiore vale un mezzo, perché sappiamo che i valori della successione si avvicinano a un mezzo. Mo se si avvicina a un mezzo dall'alto, magari l'estremo inferiore fa un mezzo, ma comunque se ci sta invece qualche elemento della successione che era più basso di un mezzo, bisogna tenerne conto. Allora, quanto vale questo estremo inferiore? Vediamo un po' di certo. Allora, quando n è pari, mi interessano questi termini qua? No, perché abbiamo n che è più grande o maggiore o uguale di 1, quest'altro è più grande ancora, cioè è comunque maggiore o uguale di 0, la somma è più grande di 1. Tutti i termini della successione di indice pari sono sicuramente più grandi di un mezzo, quindi quelli là non mi abbassano l'estremo inferiore. Allora, mi interessano questi. Questi chi sono? Andiamo a scrivere i primi termini. Allora, quando n è uguale a 1, quanto mi viene? Radice di 2 meno 1. Questo è a con 1. Poi dopo, questo qua chi c'ho? A con 3. Quanto fa? Radice di 12 meno 3. E così via. Allora, andiamo a vedere. Io però dico che questo, da questa uguaglianza qui, è anche uguale a 1 fratto la radice di 2 più 1. Questo, quando ci metto 1, è uguale a 1 fratto radice di 1 più 1 che fa 2 più 1. Infatti se fate questo per quello, 2 meno 1 che fa 1. E il reciproco di questo. Quest'altro, per lo stesso motivo, è uguale a 1 fratto la radice di, stavolta, 1 più 1 terzo più 1. Prima questa qua invece di scriverla tu la scrivo 1 più 1. Ora, secondo voi chi è più grande? Questo o questo? Allora, guardate. Allora, al numeratore sono uguali. 1 e 1. Al denominatore questo 1 è uguale. Poi quello sotto radice. C'è 1 che è uguale e quest'altro che invece è... Qua è 1 e qua è un terzo. Quindi qua questo diminuisce, la radice diminuisce, il denominatore diminuisce, quindi A con 3 che è reciproco, A un. Quindi A con 3 è maggiore di A con 1. Quando andiamo con A con 5, A con 5 sarà 1 fratto la radice
di 1 più un quinto più 1, che sarà maggiore di A con 3, perché un quinto è meno di un terzo. Quindi che succede? Che questi A con 2n più 1 vanno, cioè gli A con n per n dispari vanno a sa? Alla chi è l'estremo inferiore? No? È il primo valore. Il primo valore è più basso. Gli altri sono tutti quanti più alti. Questo coincide col minimo, coincide con A con 1, è 1 fratto la radice di 2 più 1, o se preferite la radice quadrata di 2 meno 1. Infatti la radice quadrata di 2 meno 1 è 0,4142, che è minore di 1. È chiaro? Ok. Poi ne facciamo un'altra e poi ce ne andiamo. Questi li lasciamo stare. Allora andiamo a fare A con n uguale 1 più meno 1 alla n su n alla n. Allora, vediamo un po'. In questo caso possiamo sempre differenziare per i vari dispari. Direi di sì, no? Perché, allora, chi è A con n? Se n è pari è 1 più 1 su n alla n. Se n è pari ed è 1 meno 1 su n alla n, se n è dispari. Allora facciamo rapidamente, così ce ne andiamo. Massimo limite quanto fa? E. E il minimo limite? Ma per fare il minimo limite devo calcolare il limite di questa. Il limite di questa è 1 su E, mi pare che già l'avevamo fatto, ma comunque se lo ripetiamo. 1 meno 1 su n alla n. Lo posso scrivere così, come n meno 1 fratto n alla n. Lo posso scrivere come n meno 1 fratto n alla n meno 1 per n meno 1 fratto n. Lo posso anche scrivere come 1 fratto n su n meno 1 alla n meno 1 per n meno 1 su n. Perché ho fatto tutto questo? Questa qua, la prima la posso anche scrivere così, 1 fratto 1 più 1 su n meno 1 alla n meno 1 per n meno 1 su n.
Ora questa qui non è altro, adesso se n meno 1 chiamate m, riconoscete la successione che converge a e. Quindi il reciproco converge a 1 su e. Questa tende a 1, 1 su e per 1 fa 1 su e. Quindi il minimo limite fa 1 su e. In realtà avete che il limite per n che tende a infinito di 1 più a su n alla n è facile dimostrare che fa e elevato ad a, per qualunque a. Vale per gli a interi, poi vale per gli a razionali, vale sempre. Allora, siccome a, la è meno 1, e alla meno 1 fa 1 su. L'estremo superiore quanto fa? Allora io dico che un terzo numero è facilissimo da calcolare, che è l'estremo superiore. Allora, questi numeri qua non solo convergono a 1 su e, ma sono tutti meno di 1, perché 1 meno 1 su n è meno di 1, elevato alla n è meno di 1. Quindi questi qua sicuramente non vanno a scuotere l'estremo superiore, stanno al di sotto di 1, quindi stanno al di sotto di 1. Questa successione com'era? Quella che convergeva a e era mono? Monotona. Quindi il limite, cioè il limite di questo, che è il massimo limite della successione originale, coincide con l'estremo e quindi vale e. E l'estremo inferiore invece quanto vale? No, non vale 1 su e. Vale 0, perché se andate a prendere il primo elemento qua ci posso mettere n rispe, ci posso mettere n uguale a 1, 1 meno 1 fa 0, 0 alla 1 fa 0, questo è il primo elemento, vale 0. Tutti gli altri elementi sono positivi, quindi c'è un elemento che è più piccolo di tutti, che è 0. Quando c'è il minimo coincide con l'estremo inferiore e vale 0.